Finnair come si vuole collocare? Di sicuro vuole essere un player per quanto riguarda il traffico verso le rotte asiatiche. Infatti da maggio potenzieremo il network con l'introduzione della nuova rotta su Singapore, che sarà giornaliera. In più, sempre da maggio, potenzieremo i voli su Hong Kong inserendo una seconda frequenza, e di conseguenza i passeggeri, soprattutto dall'Italia, potranno fruire delle due coincidenze, partendo sia al mattino che alla sera. La compagnia recentemente ha introdotto il nuovo rebranding, un costo notevole, perché è costata alla compagnia 10 milioni di euro. Questo che cosa significa? Non è solo un discorso di cambio del logo o interni degli aeromobili, ma è focalizzato molto sulla centralità del passeggero. Quindi fare in modo che il passeggero possa viaggiare sia per lavoro che per affari senza avere grossi problemi, ovviamente attraverso l'hub di Helsinki. Ci sono sempre poi delle possibilità di ottenere delle tariffe scontate, soprattutto per le piccole e medie imprese, attraverso un nostro programma che si chiama Finnair Corporate Program, gestibile tra le altre cose anche in autonomia dall'azienda qualora lo volesse, oppure ovviamente attraverso la sua agenzia di viaggi di fiducia. Diamo ovviamente massima trasparenza e flessibilità e opportunità all'azienda di gestirsi i viaggi come meglio crede. C'è in atto anche un raddoppio dei punti per chi è iscritto a Finnair Plus. Questo ovviamente con magari un viaggio anche in business class in questo periodo consente di raggiungere già il primo livello silver del nostro programma. Sicuramente il canale distributivo agenziale rimane tuttora quello più importante, e sicuramente è quello che assorbe almeno l'80-85% delle nostre vendite in Italia. È ovvio che il canale online sta prendendo sempre più piede, e quindi probabilmente in un futuro vedremo crescere questi numeri, proprio perché credo che anche i passeggeri italiani abbiano buttato via la paura di mettere una carta di credito in un sito internet, e di conseguenza inizieranno sempre più a comperare attraverso questo canale. Ma ciò nonostante, secondo me il canale agenziale rimane sempre quello più importante, anche perché sono anche loro avvocati nostri per proporre il prodotto Finnair ai loro clienti finali.